contributi dovevano arrivare ad aprile, ma ad oltre un mese e mezzo dalle promesse ancora sono pochissimi i profughi ucraini che hanno ricevuto l'aiuto economico del governo di 300 euro al mese, come previsto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, quello che avrebbe dovuto aiutare anche le famiglie che da settimane stanno ospitando i rifugiati nelle proprie case. Con grande ritardo, a metà maggio, è stata attivata la piattaforma che consente ai rifugiati ucraini in fuga dalla guerra di richiedere la somma prevista, 300 euro al mese per 3 mesi per ogni adulto e 150 per ogni minore. Eppure, nonostante l'attivazione della piattaforma online, i tempi non sembrano ancora maturi e quasi nessuno degli ucraini attualmente ospiti in Toscana, si legge sul Corriere Fiorentino, hanno ricevuto il contributo. A confermarlo è Volodymyr Voloshin, prete della parrocchia ucraina dei Santi Simone e Giuda. Le signore che frequentano la parrocchia non hanno ancora i 300 euro, eppure quasi tutte loro hanno completato l'iter burocratico per riceverli. Tutte loro, ha precisato il parroco, sono in possesso del codice fiscale e del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla questura. Tutte loro si sono registrate sulla piattaforma indicata dal governo, ma ancora non hanno ricevuto istruzioni per il ritiro del contributo. Un problema confermato anche da Oksana Polataichuk, referente del consolato ucraino onorario di Firenze. Dalla Protezione Civile confermano i ritardi nell'emissione dei contributi, ma fanno sapere che dal 1 giugno la situazione si dovrebbe sbloccare con l'invio di SMS ai cellulari dei migranti che ne hanno fatto richiesta.